Carmine Amato e Daniele Dagnese, di 30 e 26 anni, sono due temibili boss di Camorra. La polizia li ha arrestati all'alba. Una folla di parenti li attende all'uscita della questura di Napoli, ma questa volta è avvenuta una cosa insolita. Dagnese, con la maglia scura, scortato dagli agenti, si avvicina ad un gruppo di persone. Uno di loro gli va incontro. All'improvviso, nonostante i poliziotti lo trattenessero, i due riescono a scambiarsi un bacio sulla bocca. Questo è il momento del contatto. Un gesto che potrebbe nascondere un messaggio nel codice mafioso, probabilmente un passaggio di testimone. Stride invece la faccia da bamboccio di Carmine Amato con il suo ruolo di boss reggente del clan Amato Pagano, scissionista del clan di Lauro e egemone dell'area nord di Napoli. Inserito tra i 100 latitanti più pericolosi, divideva con il suo affiliato questa mega villa bunker sulle colline di Camaldoli. Il nascondiglio era dotato di ogni comfort, televisori al plasma di ultima generazione, cucina high-tech, giardino prendisole. Il boss si era assicurato la latitanza dal 2009 grazie ad un sofisticato sistema di videocontrollo con tanto di monitor e 10 telecamere. Non solo. Amato aveva costruito un complesso sistema di vie di fuga in caso di pericolo. Cancelli invisibili ricavati nella ringhiera e soprattutto questa botola collegata ad un lungo cunicolo scavato nel tufo con cui poteva nascondersi nella fitta macchia della cava di Chiaiano.